Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi un articolo molto particolare che non dovrebbe mai mancare. Nonostante l'avvento tecnologico, penso che a un'agenda non si rinuncia mai. Possiamo utilizzarla, in ufficio oppure accanto al PC per il nostro lavoro, oppure portarla in borsa per annotarci, tanti appunti, i numeri di telefono che magari in quel momento non possiamo annotare sul nostro cellulare. Quindi un articolo molto versatile e molto utile. Arriva in questa borsetta di tela per far sì che il pellame non possa rovinarsi. Come vi ho detto, si tratta di un'agenda e dell'azienda LifeUp. È fatta tutta in pelle. Le cuciture sono molto curate, ogni singolo particolare è ben curato, quindi un'agenda di qualità, il materiale lo trovo buono. Con una cerniera che la percorre sui tre lati e si apre. All'interno però non troviamo la semplice agenda, ma come vedete, oltre all'agenda, troviamo qui a fianco la calcolatrice per far di conto, i vari settori, le varie tasche per poterci mettere, le card dei documenti, se vogliamo anche il denaro, perché tanto a volte, lo portiamo con noi, quindi sarebbe anche un posto comodo, per poterlo portare con noi. Quindi ci sono varie tasche, il portapenne qui al lato. Insomma, un'agenda molto molto completa. La cosa interessante è che non troviamo in tutte le agende, di solito la utilizziamo, i fogli verranno strappati e non ci resta che buttare anche, diciamo, il guscio esterno proprio perché non è più utilizzabile. Questa agenda invece è fatta proprio bene, proprio perché ha la possibilità tramite gli anelli di cambiare i fogli nel momento in cui questi saranno ormai più inutili. Quindi avremo sempre la possibilità di portare un'agenda nuova e sempre con tutto il materiale ben custodito con noi, quindi molto comoda anche per le misure e può essere messa in borsa senza troppo ingombro. Il materiale, vi ripeto, è di qualità, il prezzo non è eccessivo, un buon regalo anche per la festa del papà che sta arrivando, ma non solo, potremmo farci e fare un regalo di qualità a un prezzo accessibile. Ve la consiglio. Ciao, alla prossima!